Ciao a tutti amici YouTube e benvenuti in questo nuovissimo video. Qui è sempre Toto Racing 92 che vi parla ed oggi grazie a VG Informatico andiamo ad analizzare un monitor della IYAMA 4K da ben 28 pollici. Scopriamolo insieme. Come alcuni di voi hanno notato negli ultimi video, nel mio setup è comparso un secondo monitor. Non l'ho acquistato, ma grazie alla collaborazione che porto avanti con VG Informatica, di cui potete trovare tutti i link qui sotto in descrizione, ho potuto provare per la prima volta un 4K da ben 28 pollici. Questo monitor viene prodotto da IYAMA e viene proposto sul mercato italiano ad un prezzo di 489 euro. Si tratta di un monitor che monta un pannello TN con risoluzione 3840x2160 pixel in 16 noni. Tra le caratteristiche principali che è importante menzionare abbiamo il tempo di risposta. Infatti in questo pannello è di soli un millisecondo, quindi adatto a tutti quei giocatori che vogliono il minimo ritardo possibile mentre giocano. Inoltre è dotato anche di FreeSync. A proposito, vi voglio dire di fare attenzione quando lo collegate per la prima volta. Infatti il FreeSync è disattivato di fabbrica e quando disattivato, qualunque sia la connessione che utilizzerete o tramite HDMI o tramite DisplayPort, il monitor avrà un refresh rate di 30 Hz. Niente paura, perché sarà sufficiente andare nelle impostazioni e abilitare appunto il FreeSync per sbloccare la frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Ma come è fatto questo monitor? Il lato costruttivo devo dire di essere rimasto abbastanza sorpreso. Pur trattandosi infatti di un monitor economico per quanto riguarda le caratteristiche e il prezzo proposto, la costruzione è molto solida e nella confezione viene inclusa una base molto stabile con un montaggio relativamente semplice. Una volta montato il tutto è possibile poi ruotare il monitor sull'asse verticale, regolarne l'altezza e anche l'inclinazione sull'asse orizzontale. Quindi insomma potete regolarlo sulla vostra postazione per trovare la posizione più adatta alle vostre esigenze. Nella parte posteriore, sulla sinistra, troviamo l'attacco per il cavo di alimentazione. La cosa positiva è che l'alimentatore è integrato all'interno del monitor, quindi non avrete da gestire un alimentatore grosso e pesante, ma solamente un semplice cavo. Mentre nella parte destra troviamo tre ingressi HDMI, di cui due con frequenza massima di 60 Hz e uno con frequenza di 30 Hz, un ingresso DisplayPort capace di gestire fino al 4K a 60 Hz e un ingresso VGA, di cui però non mi so spiegare bene la presenza. Per finire abbiamo anche un attacco USB 3.0 che serve per attivare l'hub composto da due porte USB 3.0 che si trova nella parte destra, insieme a due jack che ci consentono di collegare eventuali headset da gaming con microfono e cuffia separati. Le cornici sono abbastanza spesse, ma non lo considero propriamente un difetto, semplicemente perché è difficile che qualcuno in una postazione decida di integrare due monitor 4K di questo tipo, semplicemente perché per sfruttarli al massimo le specifiche hardware dovrebbero essere davvero molto alte. Anteriormente le linee sono secondo me gradevoli, non troppo taglienti o spinte per enfatizzare il lato gaming di questo prodotto, ma tutto sommato piacevoli da guardare. Nella parte in basso a destra troviamo i pulsanti che ci consentono di accedere al pannello di controllo del monitor, che ci permette non solo di cambiare la lingua dello stesso, ma di entrare in vari settaggi, tra cui la possibilità appunto di attivare o disattivare il FreeSync e di andare a regolare finemente tutte le varie impostazioni di contrasto, luminosità, saturazione e anche volume. Già, perché volume? Perché questo monitor integra anche due casse. L'audio non è eccezionale, ma in casi di emergenza o se non avete bisogno di particolare raffinatezza audio vanno più che bene. Per quanto riguarda la qualità dei colori, essendo un pannello TN non possiamo aspettarci un'altissima fedeltà, i colori risultano abbastanza contrastati e con una saturazione leggermente elevati, salvo che l'illuminazione è davvero molto sparata, dandoci una percezione di quello che vediamo un po' sfalsata. Per carità, nel gaming potrebbe anche essere un vantaggio, ma se utilizzato per scopi un po' più hobbistici o professionali, come per esempio l'editing video o fotografico, raggiunge i suoi limiti e personalmente non ve lo consiglierei.
Per il gaming invece devo dire di essere rimasto sorpreso, era la prima volta che giocavo a risoluzione piena in 4K e che dire, l'ammontare di dettagli sia nel gioco sia nella fruizione di contenuti multimediali in 4K nativo è qualcosa di sbalorditivo. Anche avvicinandosi il più possibile al monitor è molto difficile scorgere i pixel e il livello di dettaglio è qualcosa che vi fa rimanere a bocca aperta. Insomma, qualcosa che vi invito a provare se ne avete l'opportunità. E se posso permettermi, evitate di dire che il 4K è inutile. Il 4K rappresenta il progresso come il Full HD lo è stato quando c'era ancora il 480p ed è qualcosa di fenomenale. È ovvio che al momento stiamo vivendo la fase finale di un periodo di transizione che sta portando degli hardware capace di gestire pienamente il 4K. Seppur ancora manchino alcune finezze come una frequenza di aggiornamento superiore, il 4K è il futuro, è il progresso ed è quello che nei prossimi anni ci attenderà. E anche sul canale magari vedrete qualche novità abbastanza presto. Insomma, secondo me è un monitor da valutare se usato prettamente per il gaming e soprattutto per giochi che non necessitino di un'alta frequenza di aggiornamento, giochi in cui la storia è più importante della reattività del giocatore. Il millisecondo lo si apprezza per esempio nei giochi di guida, ma se andate a giocare competitivo, se andate a giocare a giochi FPS, allora si sentono i limiti del 60 Hz. Se volete godere e sfruttare, o se volete semplicemente provare, la definizione con 4K vi può restituire a 489€, lo considero un buon compromesso. Per maggiori dettagli trovate tutti i link qui sotto in descrizione, lasciate un bel mi piace a questo video se vi fosse piaciuto e iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto. Io ringrazio ancora VG Informatica per avermi consentito di usare, provare e portarvi le mie impressioni a proposito di questo monitor. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! You before looking lost like a child. It's never ever been here before through the smoke.